AC Milan! Ciao ragazzi, benvenuti a tutti. Oggi siete ancora qua ospiti a casa mia per il format Casa Lollo. Intanto che la Xbox mi scarica FIFA 19, che ci vorranno tipo 4-5 ore, ne approfitto per mandare a fare in culo, perché scusate la parola, ma oggi sono un po' incazzato. Oggi ho letto sui forum, ho letto un po' sulla pagina dei milanisti, ho letto un po' in giro. Ci sono persone che oggi mi stanno facendo un po' girare le scatole. Se non siete milanisti, non guardate il Milan. Se non avete il Milan nel cuore, non guardate il Milan. Cioè, oggi qualcuno mi ha scritto: io spero che questa sera il Milan perda, così Gattuso viene esonerato. Ma io nella mia vita di milanista, io una cosa del genere non l'ho mai pensata. Non l'ho mai sperato che il Milan perdesse per poter cambiare Gattuso. Ragazzi, ma a che punto siamo arrivati? Allora, il Milan questa sera, la rabbia di tutti. E l'altro punto che volevo parlare con voi qual è? E questa sera il Milan giocherà senza punte. Il Milan oggi ha fuori Higuain, come sapete, ha fuori Cutrone e si è fatto male anche Borini. Quindi probabilmente nella partita di questa sera Sassuolo-Milan, oggi adesso sono le 16:46, quindi manca poche ore all'inizio della partita, a quanto pare, non avremo attaccanti, quindi giocheremo con Suso, Castiglieco e giocheremo in attacco senza attaccante. Qualcosa si inventerà e Çalhanoğlu. Qualcosa in attacco il nostro allenatore si inventerà. Vabbè ragazzi, giochiamo senza punta, proveremo a giocare, se vinciamo bene, se non vinciamo fa niente, ma io nel mio cervello dentro qua, io non ho mai sperato che il Milan perdesse per poter cambiare allenatore. A me non me ne frega un cazzo dell'allenatore. Io spero sempre per il bene del Milan. Oggi ragazzi sono un po' nervoso perché comunque tanti mi avete scritto questa cosa, mi avete fatto letteralmente andare fuori di testa. Io non ho mai sperato e mai spererò che il Milan possa perdere una partita per un mio tornaconto personale, per sperare che Gattuso va via, ma ragazzi, ma a che punto siamo arrivati? Il Milan arriva sempre prima di tutto. La maglia, il colore della maglia, oggi ho la maglia nera perché siete a casa mia, oggi sono vestito così intanto. Il colore della maglia rossonera, ragazzi, arriva prima di tutto, arriva prima di Gattuso, arriva prima della partita contro il Sassuolo. L'ho detto tante volte e lo ripeto, voi siete i portatori sani del milanismo in giro per il mondo. Voi siete quelli che dovrete trasmettere questa passione ai vostri figli. Voi siete quelli che dovete portare in giro il Milan ovunque nelle parti del mondo andate. Dovete andare in giro e parlare bene del Milan. Quindi ragazzi, io quando sento questi discorsi qua su spero che, ma ragazzi, ma da che punti siamo arrivati? A che punti siamo arrivati? Lo sapete che questi video, tra l'altro mi stavo dimenticando, pollice in su al video, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto. Lo sapete che questi video hanno un taglio che è completamente diverso rispetto a quelli che facciamo normalmente in studio, proprio perché vi dico proprio in faccia quello che penso. E oggi quello che penso è questo. Tanti di voi, non tantissimi, però tanti di voi che sperano che il Milan perda questa sera, non guardate la partita. Non guardate la partita, guardate un'altra cosa, guardate X Factor, guardate Amici, mettetevi a guardare qualsiasi altra cosa, ma lasciate perdere il Milan. Cioè ragazzi, se dovete star lì a guffare, a sperare che il Milan perda la partita, non guardatela direttamente. La partita non guardatela direttamente, lasciate di fare noi, veri tifosi milanisti, lasciateci guardare la partita e tifare. Comunque, ci sono delle novità per quanto riguarda Conte. Oh, almeno lo dico. Mi è arrivato questo cazzo di messaggio che ho visto anche che è stato riportato anche da altri giornalisti, specialmente dal maestro Pellegatti. A quanto pare la clausola rescissoria, quindi i problemi che ci possono essere per l'ingaggio di Conte, vale solo per la Premier. Quindi nel caso in cui il Milan dovesse decidere di ingaggiare Antonio Conte, un'operazione che in lordo fa sempre 30 sacchi, 30 milioni di euro, non ha la penale appunto dell'ingaggio per un'altra squadra, perché praticamente questa clausola valeva soltanto per la Premier e non vale per l'estero. Al netto di questo, ragazzi, il discorso del cambio allenatore l'abbiamo già fatto già 250 volte, ve lo dico ancora una volta. Se dobbiamo cambiare allenatore e prendere Malesani, che cazzo che c'è? Cambiare e prendere Ranieri, adesso con tutto il rispetto per Ranieri e per Malesani, preferisco tenermi Rino Gattuso.
Detto questo, ragazzi, oggi sono arrabbiato. Oggi sono, anche se siete ospiti qua a casa mia, oggi sono un po' arrabbiato perché non si possono fare questi discorsi, ragazzi. Non guardate la partita. Cioè, se bisogna star qua a sperare che il Milan perde, perché io lo so com'è, no? Io sui forum, così io leggo, no? Leggo quello che si dice in giro. Speriamo che il Milan perde, così io che ti avevo dell'ollo, che ti avevo detto che Gattuso, io a giugno, perché è tutto lì, no? Io a giugno ti avevo detto che Gattuso non era adatto a fare l'allenatore del Milan, quindi se adesso Gattuso fallisce, io posso scrivere, vai, posso scrivere sul forum che sono stato bravo e posso bullarmi con te, posso bullarmi con le mie ragazze, ma voi dovete iniziare a pensare per il bene del Milan. Il bene del Milan arriva come se tu hai una famiglia, no? La tua famiglia arriva prima di tutto, noi siamo la famiglia del Milan e quindi il bene del Milan arriva prima di tutto. Ragazzi, scusate, oggi sono un po', faccio un po' di esercizi per farmi passare un po' lo stress pre-partita. Ragazzi, non si può ragionare così, dite quello che volete, ma secondo me non si può ragionare così. Detto questo, ragazzi, pollice in su al video, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto, tutto il resto è noia. Mancano poche ore, questo video probabilmente non avrà molte view, ma non me ne frega una mazza, volevo dire questa cosa perché tanto il tempo necessario per fare prima della partita, quindi per fare le view non ci saranno, ma non mi interessa, ragazzi. Questi video qua del nuovo format Casalollo nascono proprio senza così, proprio a casa mia che dico quello che penso e voi sotto qua mi fate sapere quello che pensate. Ragazzi, un bacio, un abbraccio, vada via il Chiu l'Inter, speriamo questa sera di vincere e dedicato a tutti i gufi di merda che saranno lì a aspettare, milanisti e non, tutti i gufi di merda che saranno lì a aspettare che il Milan perde. Ciao belli, va? Ciao. Ciao ragazzi, un saluto, un abbraccio, forza Milan a tutti, ciao, vada via il Chiu l'Inter.